Era molto importante che dopo gli ipatemi d'animo di Halle e del turno precedente con Berrettini arrivasse un incontro dove Sinner si lasciasse guidare dalla forza. Oggi Alcaraz ha sofferto tantissimo contro l'americano e onestamente deve anche rammaricarsi perché sembrava che il match potesse svoltare. Però non ci interessa più di tanto. Sinner deve dimostrare di essere più forte, togliere anche questa situazione della sofferenza contro Alcaraz. Match facilissimo, risolto in tempi rapidissimi, nessun problema sotto ogni punto di vista, bene così. Nonostante tutto Bellone che dalla sua parte è stato proprio atroce, dall'altra parte diciamo ci sono incontri di un certo tipo. E complimenti a Sinner che ha fatto un match tranquillo, un piccolo brividino sulla palla break concessa, che comunque ne aveva due nel terzo set, ma un brividino per rendersi un po' più interessante la cosa. Ha servito bene, molto più tranquillo, i colpi presi al posto giusto, tutt'altro match. Perché credo che anche un po' la favola, la novella del match è stato molto bello perché un derby italico, mai vissuto sul campo centrale di Wimbledon, e un Berrettini che aveva innalzato il suo livello. Ma il livello di Sinner deve crescere perché non basta neanche quello di oggi per battere Alcaraz o chi per esso. Però, è un buon inizio, poi dopo non è che dobbiamo fare i pedanti. Piano piano le formichine accumulano e speriamo di poterci giocare questi in Wimbledon e poterlo vincere. Sarebbe bello che per la prima volta due trofei dello Slam in una sola annata. Vedremo cosa accadrà e in una giornata combinata da problemi per la pioggia. Dovrebbe essere dopodomani, sempre in serale. Il match lo scopriremo. Complimenti agli Yannick.